Buongiorno amici di Italian Road, siamo a bordo della nuova Renault Megane Gran Coupé, una delle pochissime volte che non guido, ma ci siamo appena dati il cambio col collega Alvise Marco Seno del sito 0100 e alle mie spalle abbiamo Giuseppe Gomez di Car Magazine, che è già attivissimo a scrivere l'articolo. Siamo sempre sul pezzo, come diciamo noi. Bene, abbiamo guidato la versione diesel da 110 cavalli, è un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, mi ha fatto moltissimi chilometri ieri, mentre oggi siamo sulla, ricordami un attimo, al visto delle cartiste della DCI da 130 cavalli e 320 Nm. Che è, quante marce è? Questo è un meccanico a 6 rapporti. La mia impressione, ovviamente parlo adesso singolarmente, quando siamo tre riviste diverse, posso dire, anche poi confermata durante la conferenza stampa di ieri, che la Renault Megane Gran Coupé è una vettura che si pone sul mercato non come un nuovo modello, non come una nuova versione, ma una variante. Cioè, per tutti gli amanti di una linea sportiva, sportiveggiante, quindi più dinamica, che può attirare sia un pubblico un po' più giovane, ma anche maturo, perché questa auto consente di avere grandi spazi, grande abitabilità. Infatti uno dei suoi punti forti non è tanto la sportività inteso motoristicamente parlando, ma in quanto l'abitabilità interna. Infatti la parola Gran Coupé deriva da questa unione, come abbiamo detto, stile esterno e abitabilità interna. Sulla prova su strada del 110 è un motore molto fluido, un buon cambio, cambia rapidamente, anche se in modalità, sfruttando le varie modalità di guida, il Multisense, che fa parte del sistema R-Link 2 qui presente sulla Renault Megane Gran Coupé, abbiamo notato come ieri Giuseppe, se mi ricordo bene, dicevi che un po' anche nella versione Sport, forse in decelerazione, cambio marcia, sì, non ti convinceva. Non mi convinceva, il cambio che comunque nel caso appunto dell'automatico è un cambio ben fatto, mi verrebbe a dire, però è abbastanza fluido sia in salita che in scalata di marcia. Ecco, l'unico problema è che quando si vuole avere un po' più di potenza, si va a schiacciare a fondo il pedale dell'acceleratore, c'è un leggerissimo ritardo, una leggerissima risposta del cambio in scalata. Se vogliamo è un Neo in un pacchetto che comunque è competitivo come qualità e come performance. Anche perché, se ricordiamo, la differenza tra la Renault Megane berlina e la Gran Coupé sono soltanto 500 euro, che poi si ha tantissimi optional in più, dai cerchi al tetto panorama e così via. Anche allo spazio, se posso aggiungere. Certamente. Effettivamente lo spazio a bordo, io parlo specialmente del divanetto posteriore. Che tu adesso stai utilizzando. Sto utilizzando e che ho utilizzato anche ieri durante le nostre prove. Posso assicurare che lo spazio c'è. Il comfort sul divanetto posteriore è maggiore rispetto a quello della versione classica, diciamo, della Megane. Dice Marco, invece per quanto riguarda la guidabilità, cosa puoi aggiungere sul motore e sull'auto che abbiamo provato ieri? Il motore 1500 è un motore con un carattere, devo dire, discreto. 110 cavalli sono più che sufficienti per chi non ha delle velleità da guida sportiva. I suoi 170-180 li fa comunque. In autostrada è molto confortevole. La macchina è silenziosa e soprattutto l'assetto, votato al comfort, permette una guida in grande souplesse, in grande relax. Beh, diciamo che la nostra prima impressione, che parliamo di un primo contatto, è positivo. Un po' però non dobbiamo confondere il nome coupé con sportività sotto l'aspetto macchina con prestazioni più alte. È una macchina che la sua direzione, anzi la Renault Italia, che ricordiamo che è uno dei pochissimi paesi che ha accettato questa sfida, anche perché fa fede al cuore sportivo degli italiani, ma che vogliono anche un'auto confortevole. Per il momento è tutto per il nostro primo contatto e vi diamo appuntamento sull'articolo completo su italianroad.it, sul sito 0100.it e su Car Magazine. Ciao!